al 18 maggio del 2022, perché io l'ho visto bene. Allora, quello che dovrei dire, la passata amministrazione, lo sanno tutti, devono saperlo tutti, e l'attuale ugualmente. Perché ho scritto, già da quando ho scritto, ho detto che la TARIC era una truffa e ho le prove scritte. No? Quindi mi sembra che, ecco, c'era proprio qua vicino l'amico Masselli, parlai con lui, a marzo chiesi degli appuntamenti, ci ha parlato ad aprile, insomma arriviamo a maggio, mi disse, noi credo che abbiamo fatto più di quello, non possiamo fare, scrivo, e io scrivo. Un patto d'Europa così, che il comune ce l'ha, da tutte le parti, tutto quello con l'altro, l'ASPE ce l'ha, di cui ho usato varie volte di truffa, ho detto di cambiare il sistema, ma nessuno allora, io alla fine mi sono risolto con l'assessore a Borgogna quando sono riuscito al nuovo gioco all'altro. Ecco, io ho consegnato già della documentazione, ha detto vedremo, e poi non avete fatto più niente. E io alla fine ho detto, guardate, io per non rimanere indietro con i pagamenti, mi faccio il conto per conto mio, secondo quello che dice diciamo il regolamento, così. E allora ho cominciato a guardare. Quota fissa. La quota fissa che dovrebbe pagare lo spazzamento delle strade, il lavaggio delle strade, l'illuminazione pubblica, c'è un sacco di cose fatte. Vado a vedere metri quadri di casa mia e le persone. Io non ho mai visto nessuno dell'altro del comune di casa mia. Non capisco che corrispettivo devo pagare lì, no? Non so come è stato impostato. Poi, tutte quelle altre cose corrispettivo, che dovrebbe essere tutto corrispettivo, quello che io pago, pagate è scritto qua. Allora, chi inquina paga? Con la TARIC il calcolo della quota variabile non sarà più effettuato con il metodo presuntivo, introdotto dal PPR, di produzione dei rifiuti indifferenziati legati al numero delle due componenti, numero di abitanti per utenze non domestiche, eccetera, eccetera, eccetera. Le ricordo oltre a un contenitore dei provvedimenti minimi, comunque fatturati, sarà, siccome non fatturare in anticipo, poi alla fine dell'anno saranno il compagno, no? Fatturato all'effettivo quantità di rifiuti prodotti, quindi meno rifiuti indifferenziati si produce, meno si spende. Io metto fuori una sede, due volte l'anno, trovo per non attenti perché siamo in buono. Mi sembra che non ci siamo, no? Ecco. Allora, e qui già c'è pubblicità ingannevole, prima di tutto. Poi qua un'altra cosa, tutto quello che io pago, le pagate, quello che viene puntualmente ritrovato, non viene ritrovato puntualmente niente. E non vedo perché dovrei pagare il differenziato a prezzo del differenziato. Signor Presidente, mi ero grazie. No, cioè praticamente cerchiamo di vendere la TARIC a prezzo del corpo. Quindi è una truffa. Grazie. Grazie.